siamo con Anastasia Guerra, una delle protagoniste in incontro, una partita incredibile. Anastasia, l'avete vinta alla fine, ma quanta sofferenza per arrivare a battere questo Montichiari, a dimostrazione che ultima o prima in classifica le partite sono tutte difficili. No, assolutamente, non c'è mai nulla di scontato, non c'è mai nulla di scontato, anzi quest'anno c'è un ottimo livello nel campionato italiano e questo lo si sapeva. Tra l'altro si giocava una partita insomma ridotta delle festività e si sa che sembra un po' difficile, però brave noi a tenere la lucidità verso il finale, anche se purtroppo abbiamo mancato un pochino di qualità nei primi set. Tanti errori mi pare di aver contato, Stasia, correggimi se sbaglio. Due set vinti anche nettamente, e buona la reazione quando siete state sotto 2-1, dominando il quarto e vincendo il quinto. Comunque ci vuole, chiaramente, al di là che questo è un primo posto che vi gratifica, una continuità di rendimento diversa nelle prossime partite, visto l'equilibrio che regna, perché qui si rischia di perdere anche, non c'è una prima, una seconda, tutte le squadre sono pericolose. Certo. Sì, come ho detto prima, il livello è molto alto e quindi è buono, perché alla fine ogni partita è sempre una guerra e quindi insomma bisogna sputare sangue per conquistarsi le cose. L'ultima cosa che ti chiedo, un bilancio positivo, primo posto che per questa società, tu sei nuova, non c'è mai stato. È vero che siamo a metà del cammino, le sfide ci saranno ancora tante, però intanto credo che chiudere la prima metà campionato in attesa degli altri impegni davanti dia fiducia e nuovi stimoli, correggimi. No, questo assolutamente sono d'accordo, però fondamentalmente non abbiamo ancora niente in mano, quindi certo. Adesso arriva il bello, arriva il clou della stagione, quindi bisogna essere pronte ora. Coppa Italia con Modena, anche lì un avversario non proprio facile, e poi una Coppa Cert, cosa ti aspetti a queste due manifestazioni? Adesso ci sono i prossimi impegni. Sì, come ti ho detto, incontreremo squadre di altissimo livello e quindi nulla, guarda, secondo me non esiste avversario forte o non forte, esiste noi come squadra, dobbiamo lavorare su noi stesse e sull'essere squadra noi, pensare a noi, perché credo che il peggior avversario siamo noi stesse, quindi il resto viene tutto da sé, perché se noi siamo tranquilli e giochiamo come sappiamo giocare, credo che insomma daremo filo da torcere a tutti. Grazie, intanto complimenti per questo primo posto. Ciao, grazie. Grazie mille, ciao.